Ciao a tutti, io sono Camilla, questo è Parole in Pentola e oggi sono qui per parlarvi di una graphic novel che ho appena finito di leggere. Eccola qui, si tratta di Portugal di Sirly Pedrosa, edizione Bau, ovviamente. Scusate la posizione, ma sono in mezzo agli scatoloni purtroppo. Niente. Ho già parlato precedentemente di Sirly Pedrosa. Più recentemente con Equinozi e sul blog, quando ancora non facevo la versione video delle recensioni di Tre Ombre. Visivamente questo volume assomiglia molto di più agli Equinozi, ma secondo me c'è tanto dei temi di Tre Ombre. E rispetto a Equinozi, che mi aveva lasciato una forte malinconia, una forte visione un po' più disillusa nei confronti del mondo, questo invece è proprio un percorso di, potrebbe essere un percorso di crescita, un percorso formativo, interiore, tutto, però è proprio la vita vera, nel senso la storia di una famiglia. Ho letto che c'è tanto di autobiografico, in quanto l'autore ha origini portoghesi. Questa è la storia di Simone e della sua famiglia. Simone è un ragazzo che fa il fumettista, ha pubblicato dei libri, ma ha perso completamente l'ispirazione. Si trova in un momento di stallo sia lavorativo che relazionale, perché la sua fidanzata desidera una stabilità che lui non riesce a darle in quel momento e soprattutto non riesce a trovarla per se stesso, prima di tutto. Quindi perde un attimino la voglia di proseguire in qualsiasi cosa. Si abbatte, si lascia andare. Le prime tavole sono con colori più grigi, non cupe, perché non sono mai cupe, però si vede che c'è proprio una freddezza di fondo. E man mano invece, arrivando verso la fine, il colore la fa da padrone e sarà veramente un percorso bellissimo, interessante, pieno di vita, pieno di scoperte. È un libro che regala molto al lettore, è un libro nel quale ci si immerge totalmente, è impossibile rimanere distaccati nella lettura di questo libro. E appunto, c'è questo inizio dedicato a Simone, una parte centrale dedicata al padre, Jean, che è un tipo molto particolare, sfuggente, un po' più distaccato rispetto agli altri, gli altri parenti, fratelli. Sembra sempre che lasci qualcosa di non detto. E poi si rivelerà importante per Simone nella ricerca delle sue origini, della storia di suo nonno, il nonno Abel, al quale è dedicato il terzo capitolo, quello del ritorno in Portogallo di Simone. Una volta abbandonato tutto quello che lo fa star male, una volta ritrovati i parenti, grazie a un matrimonio al quale non voleva andare, decide di andare in Portogallo per scoprire le proprie origini, per scoprire perché Abel, il nonno, è emigrato in Francia. E questo, vabbè, per lavorare, ma non è mai tornato in Portogallo come gli altri parenti. Quindi questo è un punto di domanda, anche perché molte cose sono rimaste non dette, non spiegate. La nonna, conosciuta da piccolo, parlava una lingua che lui non capiva e quindi non aveva l'interesse perché era troppo piccolo, ma neanche la possibilità di comprendere appieno la storia della sua famiglia. Quindi ha questo buco, diciamo, interiore che ha necessità di riempire. E sarà grazie appunto a tutta una serie di personaggi che lui incontrerà, alla nuova vita in Portogallo, una vita semplicissima, una vita legata alla terra, legata alle tradizioni, legata a un sacco di persone che pian piano creeranno attorno a lui un gruppo di amici,
cosa che invece nella città, che viene anche rappresentata molto caotica, molto confusionaria, un sacco di immagini sovrapposte, di rumori, di parlarsi sempre sopra tanti fumetti, tanto diventerà tutto più semplice, tutto più limpido, più nitido, colorato. Bellissimo, è veramente una meraviglia questo fumetto. Regala un sacco di emozioni e poi, vabbè, nel senso, il finale è proprio, è sorprendente. Cioè, io sono rimasta lì anche perché è risultato inaspettato. Ci sono appunto dei risvolti. Ah, carinissimo. Bellissimo, ho apprezzato un sacco il fatto che a seconda della lingua parlata il fumetto cambia colore. Quindi, quando lui parla con, per esempio, la nonna quando è piccolo, piuttosto con gli abitanti del villaggio dove lui si trasferisce quando è un po' più grande, si vede a seconda della lingua parlata il fumetto di colore diverso. E il fumetto viene anche messo, diciamo, a tutti gli oggetti che fanno dei rumori, che sia la radio, che siano dei click, dei tac. Ci sono alcuni suoni che poi hanno un'importanza per dare qualcosa di più alla narrazione, che vengono sottolineati con un fumetto. Vedete come cambiano i colori, piuttosto sono in una posizione orribile per la luce, perché ho la finestra di fianco, però è proprio un grande cambiamento quello che si vede. Sempre più colorate, sempre più intensi, sempre più sgargianti. In fondo, vabbè, il quaderno dei disegni e una lettera in cui sono nascoste poche essenziali parole. E c'è un'immagine che io ho amato particolarmente, ma perché mi ricorda vagamente anche la mia infanzia, quando andavo a trovare la mia bisnonna nelle campagne piacentine. Questa è meravigliosa. Questo è lui che guarda la nonna che lavora nei campi. È un'immagine bellissima, proprio bella. L'importanza della famiglia, l'importanza dei nonni, l'importanza di tutto quello che è un filo che ci lega a quello che siamo. Diamo per scontati di sapere, per scontato di sapere chi siamo, da dove veniamo, ma in realtà ci sono un sacco di cose che ci sfuggono. E in questo caso anche piccolezze che però cambiano i nomi, cambiano le cose, ti rendono una persona diversa da quella che pensavi di essere. Quindi merita, merita, è brutto da dire, però secondo me, se non avete ancora letto niente, questo, niente di Siri Pedrosa, questo. Tre ombre, l'avevo già detto, mi aveva deluso, vabbè, i disegni bellissimi, quel tratto nero, quella storia, cioè, bello. Si è conclusa troppo in fretta, è stato troppo frettoloso secondo me nel tirare le somme della cosa. E questo a me ha lasciato un po' lì. Gli equinozi, più malinconico, tutt'altra filone, tutt'altro. Questo non ho nulla da dire, tranne che vale la pena di leggerlo e anche di averlo, perché comunque è un volume veramente bello. Ovviamente sono un pochino più consistenti rispetto ad altri, abbiamo un cartonato, la qualità di Bao la conoscete tutti, ma non posso più decantarla perché lo sapete benissimo che sono una grande sostenitrice e niente. Fatemi sapere se l'avete letto, se vi può interessare, se vi è piaciuto, se avete letto gli altri e se magari avete un'opinione diversa dalla mia, perché magari abbiamo avuto percezioni diverse, perché ovviamente fa tanto anche la propria storia personale in certi casi. Soprattutto quando comunque si va a esplorare così tanto l'interiorità dei personaggi, delle situazioni particolari. Ognuno ovviamente ha un vissuto che influenza la propria
tutto il resto, tutta la propria percezione del mondo, la visione delle cose, l'approcciarsi anche a una graphic novel. E niente, alla prossima, ciao a tutti.